Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Sinulox. A cosa serve? Sinulox ha un medicinale veterinario a base del principio attivo amoxicillina più acido clavulanico, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Zoetis Italia SRL. Sinulox può essere prescritto con ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zoetis Italia SRL. Concessionario: Zoetis Italia SRL. Ricetta: RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Principio attivo: amoxicillina più acido clavulanico. Gruppo terapeutico: antibatterici penicillinici. Forma farmaceutica: gocce. Confezioni: Sinulox 40 mg/ml più 10 mg/ml, polvere per sospensione orale per cani e gatti. Principio attivo: ogni ml di sospensione ricostituita contiene amoxicillina 40,0 mg, acido clavulanico 10,0 mg. Indicazioni: in vitro, il medicinale veterinario ha efficacia contro un'ampia gamma di batteri clinicamente importanti, fra cui gram positivi, stafilococchi, compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi, streptococchi, Pectostreptococcus spp, corinebatteri e clostridi. Gram negativi: Escherichia coli, compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi, salmonella, compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi, bordetella bronchiseptica, pasteurella e proteus spp, bacteroides spp, compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi, campylobacter, fusobacterium necrophorum eclipsiella. Clinicamente, il medicinale veterinario è indicato per il trattamento di un'ampia varietà di condizioni patologiche dei cani e dei gatti, tra cui infezioni della cute, comprese le piodermiti superficiali e profonde, infezioni dell'apparato urinario, infezioni respiratorie a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde, infezioni a carico dell'apparato intestinale. Prima di iniziare il trattamento è consigliabile condurre un appropriato test di sensibilità. Il trattamento non potrebbe procedere fino a quando non viene provata l'effettiva sensibilità all'associazione. Posologia: uso orale. Per assicurare un corretto dosaggio, determinare il peso corporeo con la massima accuratezza possibile. Ricostituire con 15 ml di acqua utilizzando il contagocce ed agitare energicamente. La dose raccomandata di 0,25 ml di sospensione ricostituita per chilogrammi di peso corporeo, pari a 10 mg di amoxicillina / kg PC e 2,5 mg di acido clavulanico / kg PC, ogni 12 ore. Ogni confezione è provvista di un apposito contagocce graduato da 0,25 ad 1 ml. Per dosare accuratamente il prodotto negli animali molto piccoli è necessario ricordare che ogni goccia contiene circa 2,3 mg di principi attivi, per cui la dose raccomandata, 0,25 ml, corrisponderà a 5-6 gocce per chilogrammi di peso corporeo, ogni 12 ore. La dose sopraindicata è efficace nella maggior parte delle infezioni normalmente riscontrate. Nelle forme particolarmente gravi e complicate, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio, può essere utile raddoppiare la dose indicata, fino a 20 mg di amoxicillina / kg PC e 5 mg di acido clavulanico / kg PC. Durata del trattamento: nella maggior parte dei casi e per tutte le indicazioni sono sufficienti 5-7 giorni di trattamento. Nei casi cronici, solitamente caratterizzati da notevoli danni tessutali, può essere necessario prolungare il trattamento per favorire la ricostituzione dei tessuti. Sulla base di prove cliniche effettuate, si consigliano i seguenti tempi di trattamento: malattie cutanee croniche 10-20 giorni, cistiti croniche 10-28 giorni, malattie respiratorie 8-10 giorni. Avvertenze: l'uso prolungato di penicillina, così come altri antibiotici, può favorire lo sviluppo di microrganismi non sensibili, inclusi i funghi, che richiedono adeguate misure terapeutiche. In caso di aggravamento del quadro clinico, consultare il medico veterinario. Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:
L'uso inappropriato del medicinale veterinario può favorire la prevalenza di batteri resistenti alla moxicillina / acido clavulanico. In animali affetti da insufficienza renale o epatica la posologia deve essere valutata con cura. L'uso del prodotto deve basarsi sull'identificazione e sui test di sensibilità del patogeno bersaglio. Se ciò non fosse possibile, la terapia deve basarsi sulle informazioni epidemiologiche e sulla conoscenza della sensibilità dei patogeni bersagli a livello locale / regionale. L'uso del prodotto deve essere conforme alle politiche antimicrobiche ufficiali, nazionali e regionali. Un antibiotico con minor rischio di selezione della resistenza antimicrobica, categoria media inferiore, deve essere utilizzato per il trattamento di prima linea in cui i test di sensibilità suggeriscono la probabile efficacia di questo approccio. La terapia antibiotica a spettro ristretto con un minor rischio di selezione della resistenza antimicrobica dovrebbe essere utilizzata per il trattamento di prima linea in cui i test di sensibilità suggeriscano la probabile efficacia di questo approccio. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato. We'll be right back.